grazie a tutti per la vostra presenza. Oggi noi ascolteremo una serie di operatori, una serie di tecnici del settore, quindi persone che lavorano in questo ambito e che tutelano e cercano di utilizzare al massimo il nostro patrimonio boschivo. Allora, premesso che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo un paio di punti del programma che dicono chiaro tondo che la primissima priorità, sapete, è il risparmio energetico, quindi l'efficientamento energetico. Quindi io approfitto sempre per rilanciare l'idea della stabilizzazione dell'ecobonus del 65% fino al 2020. Un altro punto del nostro programma prevede proprio l'incentivazione della produzione distribuita di energia termica, perché con le biomasse legnose si fa soprattutto energia termica da fonti rinnovabili, appunto le biomasse vergini, i piccoli impianti. Noi come movimento siamo sempre per i piccoli impianti decentrati a misura di territorio, quindi senza nessun tipo di sconvolgimento. Quindi piccoli impianti finalizzati all'autoconsumo con un controllo rigoroso del legno, e sentiremo le parti che si occupano di certificazione proveniente da raccolte differenziate, ed escludendo dagli incentivi la distribuzione a distanza del calore per la sua inefficienza e il suo impatto ambientale. Questo il programma, ma a prescindere dal programma, per il Movimento 5 Stelle l'ambiente è un bene assoluto da salvaguardare. È un aspetto fondamentale, sono le fondamenta su cui poggiare le basi per una civiltà sostenibile. Questo termine ormai si usa moltissimo, ma questo è, dobbiamo trasmettere ai nostri figli qualcosa che si possa sostenere nel tempo. Allora, noi dobbiamo avere un patrimonio boschivo che assolva efficacemente almeno due compiti: quello di stabilizzazione idrogeologica, e sentiremo gli esperti in merito, e questo implica una manutenzione corretta, costante nel tempo, e poi possiamo pensare anche ad un utilizzo economico, sostenibile, quindi legname per arredamento, legname per edilizia, legname eventualmente per uso energetico, appunto come biomasse. Il Movimento 5 Stelle comunque sempre, a prescindere da tutto quello che verrà detto, farà determinate operazioni di vigilanza, quindi vigilare affinché nessun danno venga apportato al patrimonio pubblico, supportare appunto una gestione sostenibile del patrimonio, ottenere che appunto il patrimonio boschivo assolva il suo compito di stabilizzazione idrogeologica, combattere qualsiasi forma di speculazione. Voi sapete bene che per noi una delle parole chiave è evitare le speculazioni. Dove sentiremo odore di speculazione interverremo in maniera decisa. Favorire appunto l'utilizzo del legno come materiale da edilizia, stante che ha degli oggettivi ed importanti vantaggi che fra poco ci verranno illustrati. E naturalmente informare per noi rimane il primo compito. Noi, sapete, vogliamo una cittadinanza il più possibile attiva, e per avere una cittadinanza attiva deve essere informata su tutti i pro e tutti i contro. Quindi noi vogliamo informare in maniera che la cittadinanza possa prendere decisioni consapevoli sull'eventuale utilizzo del bosco in termine economico, sull'eventuale utilizzo della biomassa per la cogenerazione di energia termica e dell'elettricità. Quindi questo è un primo passo. Avviso tutti coloro che vedranno questa conferenza o in streaming ora oppure in differita su YouTube, che tutte le presentazioni ho già messo i link pubblici, quindi le presentazioni che adesso ascolteremo sono totalmente pubbliche. C'è un'altra cartella con materiale sul legname che è totalmente pubblica, sempre a scopo informativo, perché per noi rimane la primissima cosa. Cedo la parola e ringrazio il collega Ermete Realacci della Camera, che è assolutamente sensibile al tema, e gli lascio la parola. Grazie. Io ringrazio Gianni e il gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato per l'invito. È un tema su cui c'è una lunghezza d'onda assolutamente simile. Purtroppo io poi dovrò fra un po' andare via, perché abbiamo la relazione sul semestre europeo e sugli incontri europei del Presidente del Consiglio, e bisogna che capisco, diciamo, anche su questi temi qual è, diciamo, l'impostazione dell'Italia. Parto anch'io da un punto comune,
il rafforzamento e l'estensione dell'ecobonus, che ha a che vedere anche con l'uso del legno, perché il legno è una delle componenti che può aiutare, diciamo, anche un'azione di miglioramento della qualità degli edifici dal punto di vista sia della sicurezza antisismica sia dal punto di vista del risparmio energetico. Noi tante volte abbiamo una politica che si lascia distrarre dalla propaganda. Io vi do un solo dato: si spendono nelle nostre case 45 miliardi di euro all'anno di energia, cioè più di 10 volte quello che si paga di IMU sulla prima, della manovra che è stata fatta sull'IMU sulla prima casa. Però noi abbiamo discusso per anni e per molto tempo e abbiamo litigato sull'IMU sulla prima casa e non abbiamo discusso adeguatamente sull'abbattimento di questa bolletta, che in termini energetici, ambientali e di tasche delle famiglie avrebbe un effetto molto maggiore. Per capirci, fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta da almeno 1.500 euro all'anno. L'IMU sulla prima casa nel 2012 era in media 235 euro. Questi sono gli ordini di grandezza. Quindi le giuste politiche spesso sono quelle che affrontano meglio anche i problemi ambientali ed economici assieme. Giustamente, diciamo, Gianni, il gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle organizza questo appuntamento intorno al tema del legno. Il legno, il legname, i boschi è una filiera per l'Italia di straordinaria importanza. Lo è dal punto di vista anche economico-produttivo. Noi siamo un paese che ha una produzione di mobili di altissima qualità, un forte export, un export che nel corso degli anni si è sempre più legato alla qualità ambientale. Le industrie certificate in Italia sono passate nel giro di 6 anni da essere 80 all'essere 800, certificate dal punto di vista della filiera del legno, nel senso di essere sicuri che non si usano legnami che provengono, diciamo, da circuiti poco legali o in ogni caso poco accettabili. Molto spesso la qualità della filiera del mobile è legata a innovazioni di campo ambientale, dalle vernici ad acqua alla riduzione del consumo di materia prima, risparmio energetico. Quindi già in quel punto c'è un punto di qualità dell'Italia che andrebbe segnalato e valorizzato con aziende che sfidano il mondo, anche a partire da una green economy in salsa doppiamente verde, perché ha a che vedere, diciamo, col legno. E poi c'è le cose che Gianni ricordava, il valore che il legno può avere, il legname, i boschi, in una serie di altre politiche che sono di primaria importanza per il Paese. Noi abbiamo circa 100 km quadrati di boschi, ma spesso sono di scarsa qualità, perché non vengono trattati, non vengono manutenuti. Tenerli in ordine è una politica complessiva che riguarda le comunità. Ne discutevamo prima con un collega senatore di 5 Stelle: se per esempio non si difendono gli insediamenti dei piccoli comuni nella montagna, è difficile immaginare che ci sia sicurezza idrogeologica e anche qualità di alcune filiere, incluso, diciamo, quella del legno. Riguardano le regole giuste per usare questi legnami, che riguardano sia il punto di vista della produzione dei mobili, ma sia anche il punto di vista della produzione energetica. E qui sono completamente d'accordo con quello che diceva Gianni prima: bisogna puntare su piccoli impianti che lavorano su biomassa di origine locale. Abbiamo fatto in Italia molti errori e abbiamo troppi impianti che lavorano su cippato che viene da chissà dove, su olio di palma, eccetera, mentre invece qualche volta si sbaglia anche a contrastare impianti di piccole dimensioni che lavorano sulla filiera della ripulitura dei boschi, che invece possono dare un grande contributo. Insomma, sono tante scelte che vanno fatte, tante politiche che vanno seguite con coerenza. Adesso vedo rappresentanti anche della Lega Ambiente. Io ho visto una conferenza stampa, giustamente critica, di Lega Ambiente, Greenpeace e WWF di qualche giorno fa, in cui si ricordava che per esempio l'Italia, pur essendo un grande paese importatore di legname, non ha ancora recepito la normativa europea, c'è un ritardo di un anno. Qui potremmo fare anche un'interrogazione congiunta, Gianni, ti mando i materiali, che prevede che non si possono, diciamo, importare legnami che provengono da circuiti illegali. Siamo in ritardo da questo punto di vista, molti altri paesi l'hanno già fatto da tempo. E poi, e termino, è anche un'occasione per recuperare non solo filiere economiche, produttive, sicurezza del territorio, ma anche, se volete, suggestioni culturali antiche, che sono parte della nostra storia.
Noi abbiamo già dei punti d'eccellenza, peraltro a me diverte ricordare che l'edificio in legno più alto d'Europa, che è una torre il cui nome tedesco è impronunciabile, per cui non mi azzardo, comunque dovrebbe essere Pyramidenkogel o Kogel, adesso non saprei come si dice, che è in Carinzia, è realizzata da un'azienda altoatesina, da un'azienda italiana, con legni certificati in Italia. Quindi noi abbiamo, diciamo, dei punti di forza anche in materia, e corriamo il rischio, diciamo, che invece a volte si proceda, come dicevi anche tu prima, a tagliare i boschi non sulla base dei criteri di razionalità che guardano al futuro, ma sulla base di una resa che guarda al momento. Io sono intervenuto di recente perché c'era il rischio, adesso il sindaco si è impegnato a non farlo, però bisogna verificare che nel taglio di un comune calabrese che si chiama Serra San Bruno, finisse tagliato, era stato secondo alcuni organi di stampa segnalato come uno degli alberi da abbattere, l'abete bianco più alto d'Europa, un abete alto 55 metri con una circonferenza di oltre 5 metri che rischiava di essere abbattuto perché che è chiaramente una follia, mentre invece dobbiamo recuperare la parte migliore adesso il sindaco si è impegnato a non tagliarlo, però insomma bisogna, diciamo, in ogni caso tenere gli occhi aperti. La trasparenza e l'informazione sono essenziali, mentre invece quasi mi emoziono nel leggere pezzi di storia del nostro passato. C'è un brano, e su questo chiudo, della regola camaldolese dell'inizio del Cinquecento. I camaldolesi gestivano le foreste del parco delle foreste casentinesi, no? E il legno era la loro ricchezza, quindi, però loro emanano questa regola in cui si dice, tra l'altro, e quando se n'ha da tagliare, il custode procuri d'essere presente a ciò che siano tagliati in quei luoghi e quegli abeti che manco diminuiscono la selva e manco le tolgono della sua bellezza e vaghezza. Ora, che i camaldolesi all'inizio del Cinquecento avessero ben chiaro che nel realizzare i propri interessi, perché stanno facendo un taglio per diciamo, mettere a frutto le proprie proprietà, non si dovesse perdere di vista non solo il mantenimento dell'equilibrio, ma anche la bellezza e vaghezza del bosco, mi sembra un insegnamento che è attuale anche oggi. Bene, io ringrazio Ermete e quando vuoi ovviamente sei libero di tornare alla Camera, grazie mille. All'inizio e poi hai fatto mettere anche la cravatta. E adesso lascio la parola agli esperti, alle parti sociali, quindi chi inizia? Romano, inizia Romano. E, ripeto, le presentazioni sono tutte online comunque. Buongiorno a tutti, io sono Rauro Romano, un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria dell'Osservatorio Foreste. Ringrazio Relacci per aver citato i camaldolesi, perché è un lavoro, e lei ha tratto questo prezzo proprio da un lavoro che ho concluso l'anno scorso di 5 anni di studio, in cui abbiamo messo online tutte queste informazioni. Penso che l'abbia tratto proprio da questi volumi, no, che abbiamo pubblicato. No, lo sapevo da un po' prima, magari i volumi erano gli stessi. Ma sì. Io... no, è un progetto che è durato 5 anni proprio sui camaldolesi e sono uno dei pochi esempi europei. Ci tengo a dirlo, uno dei pochi esempi europei di una gestione, non mi piace parlare di mantenere il bosco o di fare manutenzione del bosco, ma di gestire il bosco, questa è la parola corretta, che è durata più di 800 anni e ci ha lasciato oggi un patrimonio storico, ambientale e culturale che ci riconosce tutto il mondo e che vogliamo tutelare. Ma questo è un altro discorso, magari avremo occasione di altre conferenze. Ma il mio ruolo qui è quello proprio di cercare di dare un'indicazione di che cosa stiamo parlando. Infatti la mia presentazione molto velocemente la dividerò in tre fasi. Di cosa stiamo parlando? Che cos'è il bosco italiano? Se è realmente un'opportunità o un limite? E in ultimo, appunto, delle conclusioni e quelle che potrebbero essere delle prospettive di soluzione anche in relazione di quello che è il semestre italiano che ci attende, il semestre italiano europeo che ci attende e come verso questo semestre l'Italia dovrebbe presentarsi. Allora, prima di tutto sono contento che ci sia qui la stampa, ma soprattutto la politica. Quando si parla di foreste, oggi si parla di un'entità astratta o di una realtà concreta? Su questo dobbiamo fare un'analisi, perché come entità astratta nella sensibilità sociale e quello che passa poi nella comunicazione,
si sente sempre più spesso salvare, la parola salvare le foreste dall'azione dell'uomo, ma in generale purtroppo dobbiamo registrare che è un interesse disinteressato, perché è un interesse di chi vive qui dentro un raccordo anulare. Non è mai stato in bosco, non ha mai visto che cos'è e che cos'è stata nella storia il bosco per le nostre civiltà. E poi c'è un interesse politico, che fondamentalmente è un interesse elettorale, perché le foreste crescono con tempi biologici che non sono quelli umani, e l'uomo, quando le gestisce, deve portare a questo rapporto. E quindi è un interesse direttamente politico, e lo è stato nella storia. Occupazionali, pensiamo alle leggi Fanfani, le ultime leggi forestali d'Italia del 1950. L'immagine. Come risorsa militare, come risorsa industriale, come compensazione alle emissioni di CO2, come è stata utilizzata negli ultimi anni. Quindi è un disinteresse verso la risorsa forestale molto interessato a quello che poi è l'azione pubblica. In realtà le foreste sono una realtà concreta, perché fanno parte del patrimonio storico-culturale italiano, in particolare dell'unico esempio in tutto il mondo che dura da più di 7.000 anni. Le prime grandi utilizzazioni forestali sono state fatte con i tratturi che dalla Puglia salivano verso l'Abruzzo delle prime popolazioni circa 5.000-6.000 anni fa. Quindi stiamo parlando di un rapporto uomo-ambiente, uomo-foresta, che arriva da lontano, e questo rapporto ha creato quello che noi oggi vediamo, il paesaggio che noi oggi conosciamo, e spesso anche alcune situazioni di biodiversità che oggi abbiamo sul nostro territorio. È una risorsa primaria. Primaria intesa appunto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, e soprattutto è una risorsa che non è delocalizzabile, è sul nostro territorio, non è da nessun'altra parte, come il paesaggio, signori. La base produttiva delle filiere forestali, perché non si può parlare di una sola filiera bosco, ma si deve parlare di più filiere che dal bosco partono e in altri prodotti si realizzano. È un bene multifunzionale, cioè di elevato interesse pubblico, ma è anche un bene giuridico, economico, paesaggistico e ambientale, e soprattutto è un bene patrimoniale, cioè è un bene privato, è una superficie di proprietà privata, ma di interesse pubblico. Quindi la politica deve stare attenta a cogliere tutte queste analisi. Ma se andiamo a vedere che cosa sono i nostri boschi in Italia, bene, noi abbiamo un patrimonio forestale che è il sesto d'Europa, dell'Europa 27. Abbiamo quasi 11 milioni di ettari che coprono il 34% della superficie nazionale, il 5% appunto di quella europea. E nei boschi nostri abbiamo 9 milioni di ettari che sono bosco, perché l'altra parte è considerata altre terre boscate, macchia mediterranea, altre formazioni molto simili al bosco ma che non sono realmente bosco. E l'83% di questa superficie bosco è considerata seminaturale o artificiale addirittura. Cosa significa? Che solamente il restante 7% in situazioni ecologiche, geomorfologiche, molto improbabili da raggiungere nel rapporto uomo-ambiente, sono a un'evoluzione naturale. Il restante ha conosciuto l'uomo, in un processo di gestione secolare, vedete i camaldolesi per 800 anni, che hanno tolto il faggio dall'Appennino di Arezzo per inserire una specie che economicamente gli interessava molto di più, che era l'abete bianco, perché aveva un ritorno economico molto importante, l'hanno ampliato, anche se lì era presente in piccole nicchie, togliendo il faggio. Oggi noi, addirittura con una proposta di farlo diventare patrimonio dell'UNESCO, vogliamo salvare delle abetine, ma quelle abetine non sono naturali, sono frutto di una scelta umana fatta nel 1100, intorno al 1100 e proseguita nel tempo. 25% negli ultimi 20 anni di riforestazione. Noi abbiamo un bosco che ha recuperato spazi che gli sono stati tolti dall'agricoltura e dal pascolo. La SAU dal 2010, la superficie agricola utilizzabile dal 2010 a oggi è diminuita, e siamo intorno ai 13 milioni di ettari, è diminuita da circa 16 a 13 milioni, il bosco quasi a 11 milioni. Non c'è più agricoltura e quindi il bosco ritorna con un processo di neoformazione a riprendersi gli spazi che originariamente erano stati tolti per le necessità agricole. E il 100% negli ultimi anni. Una delle leggi più importanti per il settore forestale è la legge Serpieri del 1923. Il senatore Serpieri, quando scrisse quella legge, impose il famoso vincolo idrogeologico. Il vincolo idrogeologico non è un vincolo al non tagliare, al non utilizzare il bosco, ma è un vincolo a utilizzarlo bene. Nella sua relazione di presentazione della legge lui dice che se in montagna si gestisce il bosco bene, a valle si dormono sogni tranquilli. Non a caso, e lo fece nel 1923. Ma perché lo fece? Perché nel 1923 avevamo 4 milioni di ettari di bosco, non avevamo 11 milioni di oggi, ne avevamo 4 milioni, uscivamo da una guerra, la prima guerra mondiale, un utilizzo fortissimo della risorsa forestale per l'uso militare, un'industria che cresceva e quindi un uso forestale, un uso indiscriminato, non sostenibile. E allora si impose quell'intervento, ma quando avevamo 4 milioni di ettari, oggi ne abbiamo 11 milioni, abbiamo il problema opposto.
patrimonio di biodiversità unico in Europa, sicuramente. Le proprietà, vi dicevo, il 63% della proprietà forestale è privato ed è ceduo, è un bosco governato per secoli al fine di ottenere un prodotto legnoso e fondamentalmente a fine energetico o di paleria, roba piccola insomma. Poi il pubblico, che è il 32%. I comuni sono proprietari per il 66% di quel 32% di cui parlavamo prima. La pianificazione. In Italia la superficie forestale è pianificata, cioè c'è un piano che prevede un utilizzo fatto nel corso del tempo, una sua tutela e una sua gestione, per solo il 14% di tutto. Ed è obbligatoria per il pubblico. Attenzione, quindi metà della superficie pubblica non è pianificata, se vogliamo considerare quel 14% solo sulla superficie forestale pubblica. C'è un ritardo enorme rispetto a tutto il resto d'Europa. Si stima che il 50 più 1, perché non si sa quanto in realtà, della superficie forestale italiana ha saltato un turno di gestione, cioè ha saltato un periodo di pianificazione che in media va dai 25 ai 50 anni. Io prevedo da oggi ai prossimi 25-50 anni cosa voglio fare nel mio bosco, che prodotti voglio ottenere. Bene, abbiamo saltato questo turno. Assorbimento del carbonio è una risorsa enorme, l'abbiamo dimostrato, ma soprattutto la massa che preleviamo. Noi medialmente abbiamo una potenzialità dei nostri boschi, che per l'88% possono essere utilizzati, di 36 milioni di metri cubi. Annualmente in media noi tiriamo fuori dai nostri boschi dai 7 ai 14 milioni di metri cubi e sono fondamentalmente per il 65% legna da ardere. Quindi noi tiriamo fuori dai nostri boschi in media solamente il 20, massimo 35% di quello che cresce ogni anno nei nostri boschi. Non tutto, ma solamente il 20-30% di quello che cresce potenzialmente, dell'incremento anno. E se noi pensiamo a quello che viene fatto in Francia, nel resto d'Europa, dove la media invece è del 65% di quello che cresce ogni anno, ci rendiamo conto di quanto siamo indietro rispetto al resto d'Europa. La Germania, la Gran Bretagna estraggono molto di più rispetto a noi, eppure non mi sembra di aver mai letto da nessuna parte che le foreste, la foresta nera o altre foreste europee sono foreste devastate, anzi, sono foreste gestite, che forniscono servizi. La filiera forestale italiana, cioè quella che va dal bosco fino alle varie industrie, raccoglie circa 70.000 imprese, circa 500.000 addetti sul territorio italiano e sempre di più si sta delocalizzando verso Slovenia e altri paesi. L'importazione. Noi però importiamo tantissimo, siamo i primi esportatori europei e tra i primi nel mondo di legna da ardere, non di legna da utilizzare. L'industria nostra utilizza per l'80% legname che viene dall'estero e l'ipocrisia di questa importazione sta anche nel fatto che non sappiamo da dove arriva, non sappiamo da quali paesi arriva, come è stata gestita, da chi è stata tagliata, con quali regole, con quali leggi, eppure utilizziamo e sottoutilizziamo le nostre foreste. Se guardiamo anche qual è l'opportunità, se noi vediamo, queste sono le prime due cartine, rappresentano le aree individuate come aree con problemi complessivi di sviluppo nell'ambito dello sviluppo rurale, secondo i dati Eurostat e Istat. Le figure in blu sono i paesi, cioè le aree con elevati problemi complessivi di sviluppo. Come vedete, corrispondono poi per l'80% a quella che è la superficie forestale italiana. Allora, cos'è? Dove c'è bosco ci sono problemi complessivi di sviluppo? C'è un limite? Bene, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché anche il 70% dei comuni italiani, che viene considerato piccolo, gestisce oltre la metà del territorio del nostro paese. Con solamente il 17% della popolazione. Quindi è tutto un mondo che chi vive in città, chi vive nel mondo urbano, non conosce, non sa. E se guardiamo oggi quali sono le necessità storiche, del momento storico in cui stiamo vivendo, sono le esigenze occupazionali in primo luogo, sono produttive, sono energetiche, perché sono degli impegni anche internazionali che abbiamo assunto, sono ambientali, di conservazione, di tutela. La necessità poi etica, direi, di coerenza culturale e di iniziativa politica che oggi vedo mancare per dare reale attuazione a quello che è il principio della sostenibilità, cioè fare oggi delle azioni che garantiscano quello che io utilizzo oggi allo stesso modo a chi verrà dopo di me. La filiera del bosco. Allora, sicuramente tutti quanti sappiamo, e viene sempre più ripetuto, quante funzioni il bosco garantisce, la famosa multifunzionalità, dalla protezione delle infrastrutture della società, alla tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, alla produttività di legna, legnami, ma anche di altri prodotti che vengono dal bosco. I servizi alla società, come benessere sociale, fruizione turistica, ricreativa, salute, il contenimento dei cambiamenti climatici e soprattutto il presidio del territorio, l'occupazione, la diversificazione. Ma tutto questo può essere garantito attraverso un processo gestionale, cioè la gestione forestale. La gestione forestale va considerata
come un processo come un processo culturale. Un processo culturale che, a differenza dell'agricoltura, che si basa su cicli annuali, si basa su cicli poliannuali, pluriannuali, anche trentennali, 50, di 50-60 anni, perché è una gestione di una risorsa che ha tempi di crescita molto diversi e deve avere degli obiettivi non solo produttivi, ma degli obiettivi che vanno anche da un punto di vista ecologico, culturale, paesaggistico. E l'Italia ha recepito quelli che sono i criteri di gestione forestale sostenibile, definiti nel 1993 a livello internazionale, già con la propria legge. Ma se andiamo a riprendere quello di cui parlavo prima, cioè quel famoso decreto Serpieri del 1923, ante litteram, erano già i criteri di gestione forestale sostenibile, perché Serpieri, ponendo il vincolo idrogeologico, poneva delle indicazioni chiare su come gestire bene. Non il non taglio, non la non gestione dei boschi, anzi, lui insisteva molto su questo, su come gestire i boschi. Quindi la gestione forestale, cioè questo processo culturale del bosco, è un processo che ha come ultimo atto finale l'utilizzazione a fine produttivo. Il percorso interno è quello di ottenere e arrivare ad avere dei prodotti utili a un'industria, all'energia, ad altro, ma allo stesso tempo garantire tutti quelli che sono servizi e funzioni che sono elencate qua: protezione, tutela, servizi, cambiamento climatico, eccetera. Ma se andiamo a vedere la normativa nazionale dentro cui si pone l'Italia in questo contesto, sicuramente il contesto europeo in cui ci muoviamo è un contesto che si muove molto velocemente, ma lascia agli Stati membri poi l'attuazione di quelle che sono le strategie europee. E in particolare la strategia europea per le risorse forestali, l'ultima dell'anno scorso, la prima era del 98, individua un concetto nuovo, molto importante, che è l'utilizzo delle risorse forestali con un processo a cascata. Cioè, prima vengono delle priorità, per ultimo possiamo utilizzare quello che è lo scarto, quello che è i residui per, ad esempio, le filiere energetiche. Ma prima dobbiamo valorizzare. Quindi tutto quello che è politica europea l'Italia l'ha recepita. In ultima la due diligence, proprio di cui si parlava prima, Relacci l'aveva accennata, è un percorso di dovuta diligenza fondamentale per capire da dove arriva il legno estero. E l'industria italiana ha paura di questo nuovo regolamento, perché, come vi dicevo prima, l'80% del materiale legnoso che utilizza viene dall'estero ed è difficile riuscire a certificare puntualmente dove è stato tagliato, da chi è stato tagliato e come è stato tagliato. E ricordiamo che stiamo parlando di 500.000 addetti e più di 70.000 aziende in Italia. Conferenze internazionali e impegni internazionali. Kyoto in primo luogo, ma non c'è solo Kyoto, c'è la biodiversità, il paesaggio, ma tutti questi impegni internazionali parlano di azioni volte alla conservazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio, alla lotta al cambiamento climatico, ma parlano di human induced, cioè azioni fatte dall'uomo. L'articolo 3.4 del protocollo di Kyoto non parla di foreste che assorbono carbonio, ma parla di forest management, afforestation, reforestation, cioè azioni fatte dall'uomo in un processo di gestione. Poi vediamo quello che succede in Italia. La strategia forestale italiana. C'è una strategia forestale italiana, è stata scritta nel 2008, ma il titolo quinto della Costituzione demanda alle regioni poi l'attuazione della gestione. E però è titolo dello Stato la tutela dell'ambiente e gli indirizzi di programmazione e di produzione. Questo ha creato e crea fondamentalmente dei problemi enormi di sovrapposizione di ruoli, di competenze, di aggravi burocratici nel poi poter fare gestione sul territorio e garantire tutto quello che è il dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Se poi andiamo a vedere invece una politica reale forestale italiana, non c'è. Non c'è almeno da 50 anni. L'ultima legge fatta per un'azione politica sono state le leggi Fanfani, ma fatte per creare occupazione, per rimboschire un territorio che era stato distrutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E allora abbiamo piantagioni che sono state fatte con eucalipto, con pino nero, con specie che non c'entrano niente con la nostra realtà ecologica. Però erano un'azione necessaria in quel momento storico. Da allora fino ad oggi una politica seria per la risorsa forestale italiana è stata fatta da altre politiche, dalla politica ambientale, dalla politica paesaggistica, dalla politica occupazionale con quello che è tutto il problema degli operatori forestali eccetera eccetera che conosciamo, ma una politica fatta seriamente per le foreste non c'è, non è stata fatta. E se parliamo di Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, signori, lì dentro c'è la direzione per la pesca, c'è la direzione per la frode, c'è la direzione per lo zootecnico, ma non c'è una direzione per le foreste. Finito.
e il resto d'Europa noi siamo rappresentati non come l'Italia, Stato membro Italia, ma purtroppo ci presentiamo, e questo sarà un problema del semestre italiano, da un punto di vista della tutela del paesaggio, della valorizzazione della risorsa forestale, come 21 Stati membri, come 21 regioni. Guardate lo sviluppo rurale, ha una sua politica ma poi viene attuato in 21 regioni e la Commissione europea ha dei seri problemi a dover dire: ma attenzione, perché di qua in Piemonte volete fare una cosa e in Lombardia ne volete fare un'altra? Le leggi sono diverse, da una parte posso autorizzarlo, dall'altra parte no, ma voi siete uno Stato membro, non siete 21. E questo è un problema che bisognerà affrontare, spero anche con il titolo quinto della Costituzione. Tante cose da fare, io qui ho fatto una lista, spero che possano essere utili. Sicuramente da un punto di vista formazione, l'informazione è un primo passaggio fondamentale per capire qual è il valore e la potenzialità dei boschi, il ruolo e l'importanza. Ma la politica deve garantire la continuità e incentivare la gestione forestale attiva del territorio, ma non attraverso incentivi finanziari, no, ma attraverso un riconoscimento del ruolo che svolge chi fa gestione, attraverso quel riconoscimento dei servizi ecosistemici garantiti. E allora si può lavorare attraverso una defiscalizzazione, attraverso altre azioni molto utili. La semplificazione normativa è un processo fondamentale e poi passare da una normativa vincolistica a una normativa che premi il fare bene. Una pianificazione sostenibile degli approvvigionamenti, degli impianti a biomassa. Un impianto deve essere costruito non sulla base del finanziamento all'impianto, ma sulla base del reale approvvigionamento che annualmente quelle aree possono garantire. E allora io costruisco l'impianto. Non prima costruisco l'impianto e poi vado a vedere dove posso trovare il legname da metterci dentro. Promuovere una chiara politica nazionale per le foreste, soprattutto nell'ambito del semestre europeo, a tavoli internazionali ed europei, dove per la parte forestale di politica siede ancora oggi il Corpo Forestale dello Stato, che è un corpo di polizia dal 2003, a tutti gli effetti. E con questo concluso, scusate se sono stato un po' troppo lungo. Grazie Romano, ci ha raggiunto Mario Tozzi, adesso la parola ai rappresentanti di PFC e FSC, sono praticamente i sistemi di certificazione, tanto per far capire al grosso pubblico un po' come fossero le ISO delle foreste, e ci parleranno appunto di certificazione e altre problematiche della filiera legno-boschi, grazie. Buongiorno a tutti e grazie al senatore Girotto per l'invito e per permetterci di interloquire in questa sessione, anche accennando appunto al grande tema della certificazione forestale, di quegli strumenti che permettono al consumatore che non ha modo di andare a vedere da dove nasce il prodotto in legno che ha in mano, come è gestita la foresta di origine. Non tornerò molto a dilungarmi sul concetto di filiera, già brillantemente accennato da dottor Romano, ma la filiera è proprio quella moltitudine di processi intermedi che vanno dal bosco di origine al prodotto finito, rispetto al quale come consumatori molte volte non abbiamo possibilità di intervenire o di vedere dove vanno a indirizzarsi le diverse lavorazioni. Però sempre più abbiamo curiosità e necessità di sapere da dove arrivano i nostri prodotti e come sono gestite le foreste di origine. Foreste di origine che, ahimè, in un panorama mondiale non vivono certo delle stesse condizioni che abbiamo visto per le foreste italiane. Se da una parte l'Europa e una parte dell'Asia stanno ampliando la superficie forestale, vuoi per abbandono delle foreste o vuoi per aumento delle piantagioni, gli altri continenti stanno soffrendo dei fenomeni di perdita di superficie forestale e di degrado della qualità delle foreste molto ingenti e molto preoccupanti. I fenomeni di deforestazione che bene o male tutti conosciamo e che le organizzazioni ambientaliste giustamente prendono in osservazione esistono, fortunatamente stanno anche diminuendo in alcune zone grazie anche a leggi sempre più stringenti, però ahimè è una verità di fatto che alcuni patrimoni forestali sono ormai compromessi e difficilmente recuperabili, anche solo dal punto di vista della qualità. E se scorriamo alcune immagini abbiamo diciamo la netta percezione che quanto diciamo non è solo un refrain, ma è una realtà che continua. E non è solo per il consumo del legno.
I processi che intaccano e che causano la deforestazione non sono quasi mai legati alla produzione di manufatti in legno, almeno in una prima fase. Sono legati a realtà economiche molto più significative, come quella dell'allevamento, della produzione intensiva di soia e altri prodotti agricoli, che hanno fame di territorio e che riescono a penetrare prima, magari anche a seguito di qualche compagnia forestale, aumentando e moltiplicando di molto gli effetti su, appunto, sui territori forestali. Processi di deforestazione che, al di là di causare una perdita di superficie, quindi una perdita di capacità di carbofissazione da parte dell'ambiente, generano anche un'emissione netta di anidride carbonica, per cui abbiamo un effetto doppiamente negativo. Con un apporto in quello che è il 100% dell'emissione di gas clima alteranti, che è significativo. Abbiamo raggiunto negli anni scorsi il 18%, fortunatamente sta diminuendo, ma nel capitolo deforestazione il contributo è ancora significativo. E ahimè, anche a inizio di questo secolo, quindi primi anni 2000, se andiamo a guardare quelli che erano i processi di deforestazione, ma anche quelli che venivano chiamati, in un termine più generale, tagli illegali, cioè attività in foresta che non andavano al di fuori di quello che la legge permetteva nei singoli paesi, vediamo che le percentuali e i numeri raggiunti sono piuttosto preoccupanti. C'è da dire che forse da questi numeri ha preso via quel processo di regolamentazione anche europeo, che tende a escludere dal mercato i prodotti di origine illegale, però è giusto anche non pensare che tutto sia risolto, perché l'Europa e in particolare anche l'Italia in questi processi ha ancora delle forti responsabilità. Abbiamo detto prima, l'Italia importa a tutt'oggi l'80% del legname che trasforma da territori che non sono italiani, e se andiamo a vedere un po' più nel dettaglio risultiamo di fatto ancora il primo importatore di legna da ardere, nonostante una superficie in netto aumento, il secondo importatore europeo di legname e il secondo importatore europeo di legname tropicale, da paesi nei quali informazione immagino condivisa, le politiche e i livelli di governance sono piuttosto fragili. Passo volentieri la parola al dottor Brunori, rappresentiamo appunto questi due schemi che poi vi illustreremo e che, con il quale condividiamo questa presentazione. Grazie Diego. Nella logica quindi, se esiste una situazione di tagli illegali e di gestione che in altre parti del mondo è insostenibile, esistono comunque delle buone pratiche, e soprattutto i governi a livello internazionale, la società civile ha definito criteri e indicatori di gestione forestale sostenibile. In Europa il governo italiano ha sottoscritto i criteri e indicatori e linee guida del processo paneuropeo di difesa delle foreste, ma tutto nasce nel 1992 con la conferenza della terra di Rio de Janeiro, da cui hanno origine appunto le basi metodologiche e anche filosofiche della certificazione forestale. Quando parliamo di certificazione forestale è bene parlare di certificazione, cioè dare garanzia della gestione sostenibile delle risorse, cioè l'uso corretto, appropriato, eticamente adeguato di una risorsa naturale. E i tre pilastri della sostenibilità, cioè l'aspetto sociale, ambientale e economico, fusi tra di loro danno, se c'è una gestione equa, vivibile e realizzabile, appunto la sostenibilità. Se andiamo a declinare l'aspetto della sostenibilità nella nostra situazione italiana, vediamo che l'obiettivo economico decisamente è chiaro a tutti, quindi c'è un utilizzo, non uno sfruttamento, una valorizzazione, e questo è il concetto. Da un punto di vista etimologico è fondamentale capire che chi gestisce i boschi lo fa per mantenerlo per il futuro, per avere per sé e per i propri figli un valore e una risorsa. Quindi economicamente è chiaro. Gli aspetti ecologici sono altrettanto chiari, penso, no? Il mantenimento della biodiversità,
degli equilibri idrogeologici, l'assorbimento della CO2 e emissione dell'ossigeno, ugualmente gli aspetti culturali. Quindi è tutto chiaro? Beh, in realtà esistono dei temi, soprattutto in Italia, in cui è rimasto il concetto che in Italia si taglia troppo, quando dai dati dei colleghi è evidente che in Italia ormai si taglia così poco, meno della metà del resto dell'Europa, e avete visto che in Europa c'è un incremento del bosco di 1 milione di ettari l'anno, e in Italia è raddoppiato negli ultimi 50 anni. Allora, noi all'elementare abbiamo imparato che ovviamente la gestione del bosco deve essere tale che non si deve lasciare troppo scoperto, in maniera tale che l'acqua abbia dei tempi di corrivazione, cioè da quando arriva in pianura, più lenti. Ma la situazione attuale è questa. Sarno in poi, a Genova, per poi passare alla Lunigiana, per poi arrivare a situazioni della Val Brembana, giù a Barcellona, in Sicilia, eccetera, sono queste le immagini, dove quindi il troppo bosco, dove la mancanza di gestione, dove la carenza di manutenzione dei corsi d'acqua e del territorio determina situazioni di questo tipo, dove evidentemente oltre a un dissesto idrogeologico in pianura esiste una mancanza di controllo nella parte alta, e laddove come in Liguria il bosco è entrato nelle aree terrazzate, il bosco ha distrutto i terrazzamenti e quindi c'è come si possono definire, non valanghe di fango, ma delle vere e proprie colamente che arrivano in pianura. Colate, esatto. Di conseguenza, perché siamo qua? Perché noi vogliamo parlare anche che l'Italia ha uno strumento, che è la certificazione forestale, e sistema PFC e FSC sono i due esistenti a livello italiano e nel mondo. Quindi passo il testimone adesso al collega di FSC per entrare nel merito. Grazie. Certificazione forestale, cioè confermare, verificare che cosa? Verificare e confermare a un pubblico che chi gestisce il bosco si attiene e rispetta una serie di valori, una serie di indicatori, di principi condivisi e che rendono virtuosa la propria gestione forestale, oltre che rispettosa evidentemente dell'ambiente e del territorio e delle persone. Ci deve essere quindi una regola esterna alla quale ci si deve attenere e che deve essere il cui rispetto deve essere verificato, poi vedremo come. Certificazione che evidentemente una volta ottenuta diventa anche uno strumento di promozione della propria attività, quindi uno strumento di marketing, cosa non negativa in un contesto come quello illustrato dal dottor Romano, in cui di fatto a livello anche solo di PIL italiano muoviamo forse le pagliuzze o nemmeno quelle. E la possibilità per il consumatore, attraverso un logo, un marchio codificato, di essere sicuro di poter collegare, verificare in qualsiasi momento che quando quel logo è attaccato, è appresso a un prodotto in legno o carta che viene proposto come certificato, possa, attraverso un sistema pubblico come un database, andarlo a verificare di persona. Ecco che quindi sono nati appunto a seguito di quei due macro processi che abbiamo visto illustrati prima, quello paneuropeo e quello di Rio de Janeiro, due schemi di certificazione forestale. Uno appunto identificato con la sigla PFC, l'altro con la sigla FSC. Certificazione di che cosa? Certificazione, dicevo prima, di una serie di pratiche rispettose di uno standard che viene definito in maniera più o meno condivisa e in maniera più o meno specifica per il contesto in cui si opera. La logica che sta dietro a questi processi è che lo standard segni una sorta di asticella al di sopra della quale è possibile essere riconosciuti da un marchio, quindi da una certificazione, al di sotto della quale invece non sia possibile ottenere alcun riconoscimento di prestazione e quindi non sia possibile proporsi anche al mercato attraverso un marchio riconosciuto. Certificazione che riguarda la gestione forestale, quindi il bosco di origine, ma che
evidentemente per poter dare poi delle certezze al consumatore finale che può distare anche migliaia di chilometri dalla foresta di origine, necessita di essere distribuita e spalmata lungo tutta la catena di trasformazione del prodotto che abbiamo visto prima, la cosiddetta filiera. Come funzionano? Funzionano in maniera sostanzialmente, dal punto di vista meccanicistico, uguale. Esiste un ente normatore, quindi il gruppo FSC internazionale o PFC, che definiscono la norma. Esistono le aziende che decidono volontariamente di attenersi a questa norma. Ed esistono degli enti esterni, sia dall'azienda che da chi ha fatto le regole, che va a verificare puntualmente, almeno una volta l'anno, che questa norma venga rispettata. Questi enti non si muovono per, diciamo, autoelezione, ma vengono essi stessi verificati e diciamo, autorizzati almeno una volta l'anno a fare il loro lavoro di controllori. Quindi un sistema di doppio controllo che sostanzialmente conferma anche la credibilità dei processi di certificazione. E quindi, se parliamo di gestione forestale sostenibile, entrando in Italia vediamo che l'11% del patrimonio forestale ha una garanzia di gestione sostenibile verificata da un ente terzo, o con il PFC o con FSC, oppure come in situazioni come in Toscana, in Lombardia, la magnifica comunità di Fiemme, con la doppia certificazione. Da un punto di vista poi del concetto, parliamo che a livello mondiale abbiamo il 10% e ancora molto c'è da fare, perché sta entrando la logica della certificazione forestale anche in Russia, in Cina, in India, soprattutto laddove il problema dei tagli illegali è più consistente. Il trend è positivo, sta crescendo, e questa è una notizia buona non solo per noi ma per i nostri figli, perché abbiamo la certezza che il mondo forestale è il polmone del nostro mondo. Ma il mondo imprenditoriale, qui c'è Federlegno Arredo che rappresenta tutto il mondo dell'industria del legno e della trasformazione, che ha accolto questa sfida, e vedete che il trend, nonostante il periodo di crisi, è positivo, cioè le aziende che credono nella tracciabilità. Questo è un termine molto importante, perché un pezzo di legno, un pezzo di carta, un mobile, vedete qua quanto materiale legnoso c'è, avere la garanzia che viene da un bosco gestito in maniera corretta è una garanzia per tutti noi, per la società. Quello che è importante è che questa origine sia legale e sostenibile. Ma il tema della legalità è fondamentale. Ermete Relacci ha iniziato, e sto arrivando alla conclusione. Il regolamento Timber Regulation, il regolamento 995/2010, che è entrato in vigore da un anno e che attualmente, a causa del fatto che non esistono sanzioni, e sembra che la legge comunitaria presto arrivi per mettere nelle mani dell'ufficio territoriale CITES, del corpo forestale, le sanzioni per poter entrare in azienda e fare i controlli, e quindi sanzionare, mette la situazione dell'Italia, che è, abbiamo detto, il secondo importatore d'Europa, il primo importatore di legname a fini energetici del mondo, in una posizione in cui almeno il 20% di quello che entra è di origine illegale. E questa è la responsabilità, diciamo, dell'Italia, perché sicuramente c'è qualcosa che non ha una tracciabilità da un'origine certa. Allora, se abbiamo quindi la certezza che non solo gli importatori, ma anche chi taglia il bosco e immette il legname nel mercato per la prima volta, a tutti gli effetti, con Schengen, chi taglia in Val di Fiemme un bosco, di fatto immette in Europa per la prima volta il legname, ed è messo allo stesso livello di un importatore di tech dalla Birmania. Questa è un po' la distorsione della norma, però di fatto c'è, ed è importante che venga garantita. La certificazione forestale, ma non siamo qua per promuovere la certificazione, ma le buone pratiche, è uno strumento che permette di dare garanzia dell'origine certa e sostenibile del legname che entra. PFC e FSC sono riconosciuti dall'Unione Europea come strumenti per minimizzare il rischio di introduzione dell'illegalità. Ultimo, ma non ultimo, il fatto che le pubbliche amministrazioni hanno un ruolo fondamentale. Rappresentano il 17% del PIL nazionale per i propri beni e servizi, e purtroppo l'Italia non ha ancora fatto come in Inghilterra, che obbliga negli appalti ad avere la tracciabilità.
e quindi soltanto per alcuni elementi, che è carta da fotocopie, serramenti, chiede di avere la certificazione con un elemento premiante, qualche punto, ok? In Inghilterra è obbligatorio che le aziende diano garanzia della tracciabilità, perché è un servizio per la società a tutti gli effetti. Il Parlamento europeo riconosce gli strumenti di certificazione equivalente a dare garanzia. È bello verificare come a Londra c'è stato il 50% del materiale legnoso avesse la certificazione PFC e FSC, perché gli enti pubblici e coloro che fanno grandi eventi, secondo me, devono, ma non secondo me, secondo la società civile, devono dare certezze sui prodotti che vengono utilizzati nel mercato. Per adesso è tutto per noi, quindi diamo la parola adesso a Andrea Zenari, che darà degli esempi concreti di filiera corta, perché esiste questa possibilità. È vero che il 90% è legname importato, ma quell'altro 10% possiamo valorizzarlo, dobbiamo valorizzarlo. E siamo qui al Senato grazie a Gianni Girotto proprio per promuovere questa filiera virtuosa che dà economia e dà lavoro. Prego. Adesso sentiamo appunto il dottor Zenari, poi concluderà Mario Tozzi. Buongiorno a tutti, io vorrei mettere un sottotitolo a questo titolo che mi hanno assegnato degli esempi virtuosi, ed è appunto, vuole essere appunto, finalmente Roma ascolta le voci del bosco, parafrasando il libro importante di Mauro Corona. Andiamo a vedere qualche dato è stato riportato dai miei colleghi precedentemente, ma è una storia molto lunga quella legata alla lavorazione del legno. Almeno 15.000 anni ci sono di esperienza da quando l'uomo è uscito dalla caverna e ha incominciato a farsi degli edifici rudimentali fino alle case che andremo a vedere tra poco, fatte in maniera molto tecnologica. Sono 70.000 imprese che oggi in qualche modo il 19 di marzo festeggiano il loro onomastico, perché San Giuseppe era un falegname, quindi io farei un applauso a questi operatori del settore che danno da mangiare praticamente a 500.000 famiglie in Italia. Incominciamo appunto a vedere quelli che sono gli esempi di chi ancora in Italia si ricorda di utilizzare il materiale locale, quello che proviene dalle proprie foreste, proprie nel senso di quelle regioni che andrò a elencare adesso. Per esempio la provincia di Torino ha fatto un bellissimo progetto legato alla valorizzazione dell'arice del Sestriere e quindi delle valli di alta montagna, diciamo così, piemontesi, ma anche dell'area pedemontana, quindi tutta l'area collinare, dove si può trovare un ottimo castagno di qualità, e pertanto sono andati a valorizzare dando delle, chiamiamoli così, certificazioni, o meglio delle identificazioni sull'origine su questi prodotti, dando la garanzia della provenienza dalle foreste gestite in modo sostenibile. Un altro esempio interessante, io adesso cercherò di percorrere l'Italia vedendo regione per regione quelle che hanno fatto qualcosa. Andiamo in Lombardia, dove esiste un consorzio di segherie che hanno valorizzato di comune accordo con, in questo caso qua, con il consorzio forestale dell'Alta Valtellina, foreste gestite in modo sostenibile, come spiegato dai miei colleghi precedentemente. Ma cosa hanno voluto fare in più? Hanno voluto fare su prodotti, diciamo così, di basso valore economico, come gli imballaggi, e gli hanno voluto dare una tracciabilità precisa. Hanno creato questa app dove, attraverso la quale io posso vedere un codice sul prodotto finito e andare ad avere informazioni certe su quella che è la provenienza forestale, addirittura la segheria che l'ha lavorato e il bosco da dove provengono gli elementi in legno utilizzati per realizzare questo imballaggio. Andiamo a vedere il Trentino, prima si è dato qualche accenno, e proprio alle università svolte lo scorso dicembre 2013 la sala stampa messa in fondo, si vede una foto in basso a destra, al trampolino di lancio vicino a Moena,
in Val di Fiemme e Val di Fassa, è stata realizzata interamente con legname di provenienza sia di abete che di larice di quella valle, pertanto materiale cresciuto negli anni in quelle foreste, lavorato dagli operatori di quella valle e poi realizzato un edificio per uso sportivo proprio con la materia prima locale. Questo è un altro esempio utilizzato che è il cavallo di battaglia del Consorzio Legno Veneto, perché è stato il primo edificio realizzato interamente a chilometri zero in Regione del Veneto. In realtà i chilometri non sono zero, ma sono 47 di distanza dalla proprietà, dalla particella forestale, fino con i chilometri percorsi durante nella distanza tra la foresta e la segheria, poi l'industria di lavorazione che ha creato quella foto che si vede in alto al centro, questi pannelli altamente tecnologici che sono i pannelli X-Lam o Cross Laminated Timber, che servono poi per fare le pareti delle case che vedete nella foto in basso a sinistra, e guardate anche le date che seguono questo progetto: taglio in inverno 2012-2013, lavorazione in maggio 2013, realizzazione dell'edificio in autunno 2013 e l'8 di novembre 2013, quindi un mese e mezzo dall'inizio della realizzazione della casa, i signori che l'hanno commissionata sono entrati ad abitarci. Andiamo a vedere qualche dato relativo a questa casa specifica. 3 ore nell'altipiano di Asiago ci hanno messo i boschi di quell'area geografica a produrre la materia prima legno necessaria per una casa. Quindi da questa mattina, da quando avete fatto colazione, già una casa e mezza è cresciuta nei boschi di questa piccolissima area. Avete visto prima, 28 secondi ci mettono le foreste di tutto l'arco alpino a produrre la materia prima necessaria per un edificio. Quindi ogni 28 secondi abbiamo materia prima per fare questi edifici. Un mese per la realizzazione della casa, 87 metri cubi di abete di cui abbiamo parlato all'origine, dato lavoro alla gente del posto per 2 mesi ad 8 operai, e la cosa più importante, che è una chicca che adesso sta prendendo piede anche a livello di marketing, è lo stoccaggio di CO2. Non l'abbiamo inventato con il marketing, l'hanno sempre fatto gli alberi attraverso la fotosintesi, però oggi c'è qualcuno che ha pensato bene di vendere lo stoccaggio, la CO2 stoccata in quell'edificio, quindi venduto a 2.610 euro ad un acquirente che interessava, per un motivo proprio legato ad immagini ambientali, acquistare questi crediti di carbonio. E poi, per non aver importato legname dall'estero, non avere diminuito quella fetta dell'80% del legname che importiamo dall'estero, un risparmio di CO2 per 3.500 kg di CO2. Un altro asilo fatto con un altro sistema costruttivo, non più a strati incrociati ma inchiodati sempre, un sistema costruttivo per case in legno, anche qui a chilometri zero o almeno non più di 30 chilometri, 130 metri quadri di ampliamento, 50 metri cubi di legname della stessa area di prima, andato lavoro per dal punto di vista di progettazione, lavorazione e realizzazione per 2 mesi a 3 operai, anche qui stoccaggio di CO2, 48.000 chilogrammi, non ancora venduti, stanno cercando gli acquirenti, e risparmiato 2.500 kg di CO2 per il trasporto. Andiamo adesso a delle chicche, a dei prodotti che come valore intrinseco della materia prima sono irrisori, però c'è qualcuno che va a prendere gli alberi d'alta montagna, questa qua la Val di Zoldo a 1700 metri sotto il gruppo del Pelmo, alle spalle del gruppo del Civetta, dove questi alberi ci mettono centinaia e centinaia d'anni per crescere, però con un sistema di gestione forestale dove a un certo momento della loro storia posso andare a tagliare anche questi alberi. Questo falegname ha realizzato iPad, porta iPhone e vari altri prodotti di oggettistica in legno locale. Questo qua è un signore, ed è quel signore che vedete in alto nella foto, è proprio l'ingegnere che ha creato questo progetto che si chiama Sa di Legno, ed è casa sua. Lui credo non abbia fatto più di 12 o 13 chilometri dal bosco per la realizzazione della propria casa, ed ha realizzato un edificio in legno, lo potete trovare in rete, il progetto è Sa di Legno, e ha fatto questa casa interamente con legname locale.
Anche lui venduto la CO2, in questo caso qua era la regione Friuli Venezia Giulia, alla fiera di Udine, a 3.000 euro è stato pagato il suo credito di carbonio, dando lavoro per 3 mesi a 20 artigiani locali. Andiamo, prima si parlava del raccordo anulare di Roma, appena fuori dal raccordo anulare a sud-est ci sono i Castelli Romani, ci sono delle bellissime foreste che fanno parte del parco dei Castelli Romani, dal quale si storicamente Roma ha sempre utilizzato questa materia prima per realizzare gli edifici. Vedete tetti fatti o costruzioni in legno fatte con castagno di quelle aree geografiche che sono, non voglio dire, non hanno niente da invidiare con i prodotti stranieri, ma sono di gran lunga più belli perché hanno dato, oltre ad utilizzare la materia prima locale, hanno anche un valore sotto l'aspetto del legno nobile, che stiamo parlando di una latifolia nobile che è il castagno. Concludo invitandovi a scaricare questa pubblicazione che ho fatto, perché questo era un sunto, ma troverete tutto in questo libro che scaricate in PDF dal mio sito lazzarizenari.it, dove siamo andati a vedere chi ancora fa questi chi ancora lavora in legno locale e quali tipi di prodotti realizza e mette nel mercato. Vi ringrazio e lascio la parola. Grazie, grazie. Adesso la parola a Mario Tozzi, che farà un po' la sintesi. Lui è assolutamente parte in causa, visto che gestisce anche il parco a Piantica, che personalmente sono anche andato a vedere, un posto bellissimo che anche turisticamente sarebbe da rivalutare, quindi so che stai lavorando in tal senso. Lascio la parola a Mario. Sì, grazie. Io purtroppo non ho sentito l'inizio stamattina, però è un argomento che conosco e frequento. Tanto per cominciare vorrei ricordare che se noi andassimo col pensiero a 200 anni fa, solo 200 anni fa, sarebbe stato possibile andarsene a piedi, con i piedi nell'acqua, da Ventimiglia a Trieste, sempre all'ombra degli alberi, in Italia. Completamente, tutto il percorso. Di quel patrimonio forestale, che era ancora più sviluppato prima dei Romani, ma che 200 anni fa ancora era consistente, non rimane poi granché. Chi potrebbe dire qual è la foresta primaria italiana? Rimane quella foresta di pianura allagata in qualche lembo a palo laziale, giù in campagna, qualche altra cosa in Toscana, dei lembi sparsi di quella che doveva essere appunto una grande area allagata e di bosco insieme. Poi abbiamo avuto un furore bonificatorio che era degno forse di altro sforzo, ma non si poteva capire a suo tempo. Insomma, le nostre bonifiche più importanti, le pianure puntine dal fascismo e anche altre bonifiche locali, a rivalutarle oggi sono la nostra Amazzonia. Noi lì abbiamo perduto il patrimonio forestale originario che altrimenti avremmo conservato, e solo oggi sappiamo quanto sarebbe stato importante invece conservarlo. Del resto questo è successo in tutto il mondo. Se fosse stata garantita la copertura boschiva riparea, cioè di costa, nell'area di New Orleans, Katrina non avrebbe fatto i danni che ha fatto nel 2005, perché al posto della foresta ci sono le case, al posto delle dune ci hanno messo gli oleodotti, dunque è evidente che non sei protetto. Questo per dare qual era il quadro iniziale. Tutti gli Appennini, la dorsale appenninica che vedete oggi disboscata, sono montagne pelate per lo più, non erano così. Sono state disboscate in 3 riprese successive, la prima quella dei Romani, che ha lavorato parecchio anche sul litorale tirrenico e sulle isole naturalmente, che dunque ha portato alla situazione primigenia di cambiamento della foresta originaria, quello che è un po' successo per esempio in Libano con i Fenici, no? Con il cedro. Poi sono arrivate poi c'è stata la cattura del legno fino alla rivoluzione industriale, al carbone, che è stata molto importante anche per fini energetici, e infine il furore costruttivo piemontese, le stesse traversine dei binari che una volta si facevano col legno. Ci sono voluti 4 milioni di alberi di alto fusto, presi perlomeno più che altro in Sardegna, per cominciare a costruire la rete ferroviaria italiana. Dunque questa era la situazione. Dunque noi siamo andati verso un impoverimento del patrimonio forestale, fino a che la tendenza non si è esaurita nella maniera che è stata descritta. Però va anche detto che un conto è la foresta di pregio, quella italica vera, diciamo dell'Italia peninsulare, la faggeta, il castagneto, quella è foresta di pregio, ci mette un secolo, gli alberi sono distanziati in un certo modo e organizzati in una certa maniera. Altra cosa invece sono le pinete, che vengono rimesse dal tempo dei Romani, ma che sono una foresta fondamentalmente di minor pregio, cresce in 30-40 anni
e ha però non lo stesso valore che ha il bosco primigenio italiano. Quello è ancora minacciato, è minacciato anche nei parchi nazionali, dove solo 3 anni fa è bruciato per esempio nella zona di Ortona dei Marsi, proprio la faggeta. È un bosco che può bruciare solo se il fuoco glielo appicchi in maniera consapevole, altrimenti brucia meno di una pineta effettivamente. Questo va detto perché quando si parla di uso della foresta in Italia e del bosco bisogna sempre dire che, nonostante la ricrescita che è stata programmata qualche volta con i danni che abbiamo visto, con gli sbagli, gli errori, abeti dappertutto e cose che non dovevano essere fatte, l'eucalipto per esempio, pianta che non ha da noi alcun valore ecologico perché non rientra in nessun ciclo biologico, in quanto in Australia, dove è originario, serve per nutrire dei marsupiali, il koala in particolare, da noi no. Dunque si piantava l'eucalipto perché si pensava che tenesse lontane le zanzare, ma in realtà questo accadeva perché l'eucalipto succhia parecchia acqua e dunque prosciuga un po' di più la zona paludosa e dunque di conseguenza dà meno possibilità di ospitare zanzare, ma di fatto non lo fa, e ne abbiamo dappertutto lungo tutto il litorale tirrenico e non soltanto. Dunque errori se ne sono fatti tanti, e anche nei dati che avete visto del dissesto idrogeologico, soprattutto in Liguria, è stato messo in luce come la lecceta originaria, che proteggeva in qualche misura quelle colline a discesa sul mare, sostituita dal terrazzamento degli uomini delle Cinque Terre, per esempio, che l'hanno lavorata sempre quella terra, ha trovato invece quelle terre non più adatte a ospitare queste bombe d'acqua, così vengono chiamate oggi, perché o tu quella terra la lavori e la terrazzi, oppure ci lasci il bosco. Le due cose insieme non possono essere date, ma siccome lì, come quasi dappertutto in Italia, non c'è più tanta gente che vuole fare quel lavoro lì, perché è molto faticoso di fatto, è davvero sfondarsi la schiena, rimaniamo in quel limbo per cui la terra non è più coltivata e terrazzata nel modo giusto, c'è una ripresa di bosco, ma non però così forte da poter proteggere. Questo è il danno dell'incendio spesso, perché l'incendio c'è un doppio danno, quello della distruzione del patrimonio boschivo e quello del dissesto idrogeologico, che si aggrava nella stagione invernale o autunnale, soprattutto perché c'è un incendio parallelo che corre a livello dell'apparato radicale, che distrugge proprio la capacità di trattenere il territorio. Poi ci si sono messi anche gli scopi industriali. La catastrofe di Sarno, ricordata nel 1998, avviene soprattutto perché i vecchi castagneti sono stati sostituiti da noccioli. Ora, a me piace molto la Nutella, però se fosse stato possibile muoversi in un'altra maniera, almeno in certe aree quello andava fatto. Dunque, quando si tratta di dare valore al bosco, come ho sentito dire, alla foresta, bisogna sempre stare molto attenti. Io quando sento la parola valorizzazione sempre un po' sospetto sono. Perché? Che vuol dire valorizzazione? Molto spesso non è un valore quello che si cerca di dare, ma un prezzo. E invece noi questi due argomenti li dobbiamo tenere ben distinti. Un conto è il valore del bosco e dell'albero, che non è... Hanno provato anche a quantificarlo da un punto di vista economico, ma non è così che lo puoi dare quel valore. È come se tu volessi dare un valore al microchip che c'hai nel computer per la sua essenza materiale. Lo puoi fare, ma la ricchezza del tuo PC non sta in quel microchip, sta in quello che c'è messo dentro, nella memoria che c'è, in tutto il lavoro che c'è messo, e così pure l'albero. Sta nelle sue relazioni il valore, non sta nel prezzo che potrebbe avere. Anche se qualche volta è utile quantificarlo, per esempio nel caso dell'incendio voglio sapere quant'è un ettaro che mi sparisce, quanto valore economico mi ha sottratto. Questo può avere un certo interesse, in termini poi anche di protezione dal rischio idrogeologico. Dunque, quando si maneggia questa materia, molta attenzione. Un altro punto che mi è sembrato importante è quello del materiale, che poi viene genericamente chiamato biomassa, che va a finire ad alimentare gli impianti che producono energia. Si è detto che deve essere controllato, si debbano usare soprattutto gli scarti o quello che rimane dalla lavorazione e dalla manutenzione del bosco, e su questo siamo tutti quanti d'accordo, anche se non è spesso così. Si vedono commisurati impianti di biomassa in zone che non hanno quel bacino da poter fornire quel residuo di legname, non hanno, come nel caso del Friuli dove c'è il mobile, residui che possono essere convenientemente bruciati, dunque da qualche altra parte deve venire e magari viene da fuori. Questo va scoraggiato. E poi ci vorrebbe, qui dal punto di vista del consumatore, mi sembra interessante, il consumatore italiano, possiamo dircelo, è piuttosto pigro. Non si mette lì a cercare di vedere bene da dove proviene questo legno, che certificazione ha, spesso non ce l'ha, nemmeno l'abbiamo visto, dunque è complicato. In altri posti però la lezione l'hanno imparata. Io ho visitato a lungo uno dei
patrimoni boschivi più importanti delle foreste temperate del mondo, dunque non quelle tropicali ma quelle canadesi, in particolare il Canada nord-occidentale, la British Columbia, che è veramente un posto straordinario, è una foresta primaria sviluppatissima, soprattutto col cedro occidentale e con altri abeti, è davvero veramente un posto primordiale, quella è la foresta primaria. Ebbene lì Italia Legna disboscano col taglio a raso, shortcut si chiama quel taglio, lo hanno fatto fino a un certo punto. Dopodiché i consumatori invece si sono organizzati, i consumatori anglosassoni, canadesi, poi non c'è nemmeno tanta gente, effettivamente quella provincia è quasi disabitata formalmente, c'ha meno abitanti di Frosinone, insomma è veramente molto poco abitata, ma insomma hanno ottenuto che non acquistando il legno che fosse di quella provenienza, tout court, comunque venisse lì, rifiutando di acquistare il materiale prodotto da quel legno, hanno ottenuto un programma di protezione di quella foresta che protegge oggi definitivamente un terzo della foresta primaria originaria olandese e destina all'uso dei taglialegna soltanto una parte a rotazione senza più il taglio a raso. Lo hanno fatto insieme all'associazione ambientalista, in quel caso era Greenpeace, e con l'autorità di British Columbia che ha governato il processo. Questo bisogna fare, gestione integrata, però con l'accompagnamento di chi sull'ambiente si è sempre battuto e di chi come consumatore non vuole consumare quella roba. Peraltro lo sapete, quella foresta finiva in carta igienica, dunque un legno di pregio di una foresta che andrà perduta per sempre, che finiva per nettare le nostre terga, francamente è qualche cosa che forse possiamo cercare di evitare. Però il consumatore italiano non ha ancora quella consapevolezza di quello anglosassone, che è pronto a battersi e a non acquistare quei prodotti. Noi siamo molto più pigri, non facciamo neanche 10 metri per andare a vedere se l'altro negozio vende a meno o qualche cosa, figurati per vedere qual è il consumo di legno che c'è dietro. Questo invece dovremmo cercare di farlo di più. Dunque pretendere dalla politica delle certificazioni precise e la garanzia della filiera e su quella batterci. Io voglio sapere da dove viene il legno del mio mobile o anche della mia carta, ammesso che se ne debba fare ancora per via primaria, in realtà si dovrebbe fare in un altro modo, e voglio organizzare e indirizzare le politiche di chi fa economia sul legno, le politiche industriali, proprio su quella scelta lì. L'altro ieri ero appunto a Milano e c'era credo sia il presidente di Federlegno Arredo, che è Roberto Snyder. Abbiamo fatto delle cose con lui anche in passato per la coscienza ecologica di chi lavora in questo settore, direi che è piuttosto mi sembra piuttosto sviluppata, almeno a livello di vertice, dunque io conto che possa essere anche migliorata ancora, no? Perché probabilmente strada ancora c'è da fare su questo aspetto qui. Noi abbiamo considerato l'ambiente un posto da cui si leva e in cui si butta, diciamoci la verità, questo è stato l'ambiente in Italia, ma poi in tutto il mondo, e questo un po' deve cambiare, siccome noi ne facciamo così intimamente parte, che davvero sembrerebbe strano non preoccuparsene invece in una maniera più profonda. Mi viene sempre in mente quando si parla di disboscamento, che in gran parte del mondo è ancora un problema così grave, chiunque abbia visitato il Madagascar, che una volta era una foresta galleggiante, sa quello di cui sto parlando, quasi il 90% della foresta è sparita. Ecco, mi viene sempre in mente che cosa pensava l'ultimo indigeno dell'isola di Pasqua quando tagliava l'ultimo albero, ma ci avrà fatto un pensiero? Non avrà visto che attorno non c'era più niente e che la sua sopravvivenza da quello dipendeva, e invece l'ha tagliato comunque. Dunque non mi fido mai fino in fondo dell'uomo, ma non perché sia intrinsecamente cattivo, perché quello è un po' il suo modo di muoversi, avere più che si può da quello che si ha senza preoccuparsi troppo di quello che sarà domani. Invece, partendo da questi discorsi che ho sentito almeno nell'ultima parte, l'uso di un'attenzione ragionata su queste risorse che sembrano infinite e che non lo sono, perché anche se si parla di questi tempi che avete sentito prima nella rigenerazione della foresta, bisogna sempre tenere presente che noi dobbiamo puntare a una foresta di pregio che non dobbiamo toccare o quasi non toccare più, perché quello è il patrimonio, come potrei dire, intrinseco della nazione, peraltro appartiene a tutti, questo andrebbe ribadito, come la fauna selvatica, così la flora selvatica è patrimonio indisponibile in linea teorica della nazione, poi lo si gestisce in deroga fondamentalmente. Ma renderci conto che i tempi comunque dei boschi sono molto più lunghi dei nostri anche quando sono brevi. Castel Porziano a Roma fu funestato da un incendio prima del 2000, ancora oggi quella foresta, che era una pineta di pini marittimi, dunque diciamo di scarso pregio se vogliamo dirlo così, non si è ricostituita. Dunque anche in questi casi qui bisogna maneggiare con estrema cura il patrimonio naturale vivente. E poi andrebbe forse fatto, e qui concludo, perché questo tipo di iniziative comunque fanno dialogare su uno stesso tavolo, e questa è veramente la cosa più interessante, possiamo parlare una lingua
che è quasi la stessa, perché tutti siamo preoccupati del fatto che la risorsa finisca, ma questo è quello che ci interessa. Mi viene però sempre in mente che quando si discute di vegetali, di piante, oltre, noi ne prendiamo degli aspetti diversi. Vabbè, uno è quello del boschetto vicino casa, ci fa piacere difenderlo, lo facciamo, del parco. Un altro è quello del grande monumento verde, i grandi monumenti italiani, gli alberi più antichi, il pino del Pollino e altre specie, gli ulivi della Puglia, che vengono addirittura sradicati e portati in altre zone. Insomma, c'è questo aspetto che un po' conosciamo, ma ci dimentichiamo che quella è l'antenato vivente comune di tutti noi viventi. Se uno pensa qual è l'essere vivente più antico che può vivere più a lungo sulla Terra, uno immagina, che non so, l'elefante, il pappagallo. No, è una sequoia, effettivamente, che può accumulare migliaia di anni di esistenza, addirittura come singolo individuo, oltre che come specie. E qual è l'essere vivente più grande? Non è mica la balenottera, è ancora una sequoia. Dunque sono gli alberi che culturalmente, è il patrimonio verde che culturalmente ha improntato questo paese, che una volta era una grande penisola galleggiante verde, così come la Sardegna. Sardegna era un'isola galleggiante verde. Oggi quel patrimonio è davvero stato depauperato fino a un punto quasi di non ritorno, e vedete che per ricostruire uno strato di suolo di 15 cm, quello che serve per le attività antropiche, ci vogliono 200 anni. Dunque è proprio quel tempo dalla deforestazione ultima che abbiamo subito. Per rivedere quelle montagne come dovevano essere in un periodo che era di climax ci vorrà ancora parecchio, perché l'erosione agisce su quel territorio e non ti permette di ricostruire neanche il suolo, perché non c'è più la copertura boschiva. Va bene, molti di questi concetti spero che siano condivisi dai presenti, immagino di sì. L'invito è che su questo si faccia di più da un punto di vista anche culturale, che si comprenda l'aspetto culturale del patrimonio verde e che poi nelle attività produttive si proceda in maniera razionale, perché così ce la garantiamo peraltro fino in fondo, altrimenti nelle altre maniere non le ricostruiamo in tempi brevi. Grazie. Ringraziamo Mario Tozzi, come sentite abbiamo chi si preoccupa in maniera assoluta della salvaguardia ambientale, quindi naturalmente continueremo a dar spazio sia a lui sia a tutte le associazioni di ambientalisti, perché quello che la politica dovrebbe, penso, fare è contemperare e mettere sui piatti della bilancia l'aspetto ambientale collettivo pubblico e l'aspetto di uno sviluppo, di un'economia appunto che comunque deve procedere, stante il fatto che il dato di fatto attuale è che noi importiamo quantità enormi di legno, quindi stiamo dando i nostri soldi all'estero senza neppure la garanzia che provengano appunto da foreste certificate, come ci ha detto bene Mario Tozzi. Madagascar e altre zone purtroppo hanno subito questo degrado enorme. Niente, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, fare una domanda, integrare un attimo, visto che cortesemente la sala ci è stata lasciata ben oltre l'orario richiesto, visto che non c'erano interventi, non c'erano riunioni successive, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa o fare una domanda, altrimenti ringrazio, invito chi vuole fermarsi a pranzo a fermarsi a pranzo, offro io, visto che siamo ben equipaggiati, e se qualcuno vuole fare una domanda o aggiungere qualcosa, visto che tutto tace, io vi ringrazio ancora moltissimo, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito via streaming, certo, e che potranno rivederci in registrata, e spero che tutti quanti veramente vogliate tampinarci, nel senso proprio metaforico del termine, e ovviamente fare pressione su tutta la politica a 360 gradi affinché questa iniziativa di oggi non sia estemporanea, ma sia un qualcosa che si trasformi in qualcosa di pratico in un futuro più breve possibile. Grazie a tutti e buona giornata.